Oggi la casa è il rifugio più sicuro, come lo era ieri e come lo sarà domani. Perché la casa è il luogo dove anche al buio ti puoi orientare e sentirti protetto. La casa è un bene prezioso. La casa è fatta di sogni, di sacrifici, di risparmi. Per questo, ora come non mai, la casa è il luogo ideale dove immaginare un futuro migliore. Gruppo Tecnocasa, da oltre 40 anni, vicino alla casa degli italiani. Anche in Sicilia. Gennaio, l'anno è cambiato, il 2023. Buon pomeriggio a tutti, amici di Sport 16 e Tele One. Sono le 13:04. Siamo in diretta per il ritorno del prepartita live, appunto, di Sport 16. Quest'oggi si gioca Perugia contro Palermo. Novità di mercato ancora poche, ma tutto si sbloccherà sicuramente, quello che vogliamo sperare, la prossima settimana, per dare una marcia in più a questa squadra di Corini, che insomma il nostro obiettivo qual è, Roberto? Una salvezza più tranquilla che mai. Poi la parola playoff per ora la lasciamo perdere. Buon pomeriggio a te, Roberto. Buon pomeriggio a te, Enzo, a tutti i nostri amici di Sport 16 collegati da casa. Sì, si ritorna in campo, come dicevi tu, e si riprende dal girone di ritorno, questa trasferta al Curi di Perugia. Gli Umbri di Castori che sono reduci da un trend positivo che ha permesso ai biancorossi di lasciare l'ultimo posto in classifica, che era stata occupata da diversi mesi. È una squadra in crescita, ma di contro c'è anche il Palermo, che è una bella serie positiva. È una squadra che è assolutamente cambiata anche nell'atteggiamento. Corini è un po' più contento, voglio dire, si riparte in pieno mercato invernale. Questi primi movimenti hanno visto, per volere di Corini, lo sfoltimento della rosa, che hanno visto la partenza appunto di Floriano, Crivello, Accardi, Pieretti, Devetac, Pierozzi, e qualcuno ancora verrà ceduto. E sul fronte arrivi si aspetta all'inizio della prossima settimana di concretizzare, faranno sicuramente le visite, sono previste le visite per Valerio Verre, che giocherà, forse andrà in panchina nell'ultima trasferta, non giocherà, non verrà anche assolutamente convocato, perché la Sampdoria, dicevo, giocherà nel lunedì con l'Empoli. E già Gennaro Tutino del Parma, che è l'altro acquisto che è in programma di arrivare all'inizio della prossima settimana, addirittura non è stato nemmeno lui convocato per la partita del Parma. Dico questo col senno di poi, perché tra tutte queste discussioni che faccio io ci sono le nottate, e le nottate per il Palermo sono pericolose. Vedi vicenda Azzi, quando scendono le tenebre c'è da aspettarsi di tutto, ma ciò non dovrebbe avvenire, perché già tutto dovrebbe essere stato concretizzato. Terzo acquisto che dovrebbe essere concretizzato è quello di Molina, questo esterno del Monza che ha fatto benissimo l'anno scorso. Non consideriamo nella qualità degli acquisti voluti da Corini il difensore di cui si parla un gran bene, per carità, è venuto dalla casa madre del Montevideo, Renzo Orihuela, perché le parole di Corini ieri sono state chiare: è un giocatore che deve essere un po' inserito, avviato, messo su a livello fisico. Quindi gli acquisti, quelli che faranno
un po' la differenza di livello saranno quelli appunto di Tutino, Verle e probabilmente anche Molina. A te la linea, Enzo. Parlavi di Orihuela, sono arrivate a tal proposito le formazioni, il nuovo arrivato, lo ricordiamo dal Montevideo City, è in panchina, dunque potrebbe oggi anche esserci l'esordio, però facciamo tutto con ordine, prima delle formazioni diamo il benvenuto al capitano di mille battaglie, mille imprese, eccolo qui, diamogli anche il buon anno, Roberto Biffi, buon pomeriggio a Roberto. Ciao Roberto, ciao a tutti, niente, ero impaziente insomma di ritrovarvi per parlare di questa nuova probabilmente stagione che nascerà, visto il valore degli acquisti che il Palermo, come diceva Roberto prima, si appresta a ingaggiare, e quindi speriamo bene, dai, speriamo di soffrire un pochino meno della prima parte del campionato, e io credo che insomma questa sia il nuovo viatico per questa nuova inizio di stagione. Lo speriamo, allora noi lo speriamo e facciamo un salto da una regione all'altra, ci spostiamo direttamente in Umbria, dove abbiamo un sorridente Pietro Madonia, eccolo qui, Pietro, buon pomeriggio a te, prima dello stadio, dove stai per andare, insomma, è il tempo del pranzo. Ciao Pietro, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, saluto tutti quelli che ci seguono. Ricominciamo, non vedevamo l'ora. Sì, adesso mi avvicinerò, sto praticamente dietro lo stadio, vediamo questo Palermo dal vivo, speriamo di vedere una bella partita e di portare a casa un bel successo. Ecco. E adesso, Roberto, possiamo dare il benvenuto al nostro grandissimo attore siciliano, italiano, internazionale, Tony Sperandeo. Lui lo dice sempre, lui si chiama Sperandeo, spera sempre. Ecco, chiediamogli cosa spera Sperandeo per questo 2023, anche se vedo che è impegnato qui al telefono. Sapete con chi sono al telefono? Boscaglia. No, Castagnini. Mi sta chiamando, ci porta un saluto a tutta la città di Palermo, consente un po' di conto, e io come avete anticipato ci sto fatto mandando a che fate fece un po' Scaglia, Castagnini, in bocca al lupo, complimenti, però sei nata purtroppo qua a piedi. Ciao Casta, ciao. Niente ragazzi, buon pomeriggio, forza Palermo, speriamo che l'anno nuovo porti bene. Io vado una cosa, mi chiedo e poi taccio. Cioè, ho cominciato un campionato in calciomercato. Ma scusami, ha cominciato un calciomercato. Se noi compriamo il giocatore all'ultimo minuto di calciomercato, l'ultima settimana, questi quando giocheranno? Prima si devono amalgamare. Cioè, io queste cose non capisco. Un po' più. Il tempo, serve il tempo, però io chiedo a chiunque abbia la televisione a 200 di volume di abbassarla leggermente, non so di chi di voi si tratti, però c'è un bel frastuono. Allora, Roberto Pedivellano, io direi, in attesa che si abbassi questo volume, che possiamo andare a vedere quella è Pietro che è al bar, quindi escludiamo Pietro. Forse è Pietro. Ok, allora possiamo andare... Dici di spegnere tutto, Pietro! Dice così, allora, se sei il mio avvocato. Parliamo di formazione. Dice che io manacce Cristiano. Parliamo di formazione. Lasciamo perdere, Tony. Lasciamo perdere perché ci schiaffiate. Soprattutto con i 200 personaggi che non sono venuti con me, vi ho pregato di farsi sentire e se mi stanno fottendo. L'appello non è andato a buon fine, evidentemente non vogliono perdere tempo. Chi sono palermitano? Vabbè, dai. Mi sembra che le cose siano abbastanza chiare, bravo Tom. Si riparte dalla conferma del 3-5-2 con, mandiamolo in onda questa formazione, Enzo, con Pigliacelli, ecco, tra i pali, in difesa
Matteo a destra con Marconi centrosinistra e Nedal Serao al centro, al centrocampo si va verso la conferma di Sala ed è così è stato e a sinistra e a destra Valente. E c'è una novità della vigilia, non era dato informazione titolare l'impiego di Saric, ma non è così, Saric è in campo, quindi Seger Gomez e Saric che delinea la linea centrale del campo e poi la certezza, una delle certezze in attacco, si puntava su Di Mariano e Brunori, così è stato, confermatissimo anche loro in attesa delle novità di mercato. Piccola menzione, Enzo, prima di andare, di proseguire, per i tifosi rosanero che non hanno mai lasciato sola la squadra in ogni trasferta e anche oggi saranno quasi 1000 i presenti al Renato Curi. Io direi di ripartire, anche se diciamo le scelte erano abbastanza obbligate da Roberto Biffi per la formazione. Se hai qualcosa da dire, ma penso ci sia poco da dire in questo momento, a parte il recupero di Saric. C'erano state anche alcune voci, tra l'altro bollate come fake news. Ne parleremo, bravo. No, vabbè, ma questi sono i giocatori che almeno ultimamente Corini ha schierato, a parte Saric che magari partiva dalla panchina, però poi alla fine in questo momento è la squadra migliore che Corini può schierare. Poi c'è sempre la partita in corso con qualche ragazzo che può subentrare, però in questo momento io non vorrei che tutte queste voci, chiacchiere, anche magari su Soleri, che qualche squadra ho letto che è interessata all'acquisto di Soleri, Foggia. Appunto, e non vorrei che insomma questi ragazzi fossero un attimino persi, ecco, con la concentrazione, e quindi il calciomercato è bello perché magari si può rischiare di migliorare la situazione, però in questi giorni c'è sempre un po' di distrazione, no? Anche chi magari è più colpito o meno da eventuali partenze o conferme, e quindi sono partite che sono pericolose, ecco. Però io credo che questa sia la formazione migliore che Corini potesse schierare in questo momento. Tony, tu ti aspetti che da gennaio possa essere un altro campionato questo della Serie B, Palermo compreso ovviamente? Cominciamo con questa partita, perché dopo ogni sosta noi vediamo i sorcimeri. Bene. Mi auguro che questa sosta abbia dato la possibilità a Corini di compattare di più la squadra, ma con il discorso del calcio mercato io credo che ci sia un po' di destabilizzazione, quindi è una partita molto molto difficile. Se la superiamo, se no, siamo sulla buona strada, e sarà duro. Io mi auguro di vedere subito un Palermo in palla, che appena comincio Palermo fa capire agli avversari che siamo molto passati con me e chi poi hanno il sopravvento. Però un gioco migliore nelle ultime partite l'abbiamo visto. C'è stata questa sosta, vediamo che succede. Io mi auguro che quando giocando male cerchiamo di vincere, perché vincere ci aiuta a vincere. Poi il campo lo dirà. Vedi, sono molto delicato. Che cosa penso di tutto che penso? Non lo posso dire. Andiamo avanti. Enzo, prima di darti la linea voglio sentire Pietro. Pietro, mandiamo in onda la classifica e la domanda la giro anche a te. Pensi che questa classifica sarà una costante sino a fine campionato, oppure appunto questo mercato di gennaio, come dichiarava Corini qualche tempo fa, stravolgerà un po' gli equilibri, Palermo compreso, voglio dire? Ma dipende dagli acquisti che arrivano in ogni squadra. Diciamo che può cambiare un po', forse di poco, l'andazzo di una stagione. È ovvio che non è che il Palermo può pensare di lottare per andare in Serie A con gli acquisti di gennaio, perché ormai mi sembra che il campionato del Palermo è questo che stiamo vedendo, più o meno
magari con qualche acquisto può fare qualche punto in più, però ormai diciamo è delineato così come sono delineate le squadre che lottano per andare in Serie A, più o meno possono cambiare di qualche posizione, ma non è che si trasforma una squadra. Tenete conto che tutte le squadre tendenzialmente tenderanno a rinforzarsi, quindi non so se avete letto che a Bari i tifosi sono scesi in piazza, hanno mandato un comunicato alla società perché vogliono andare in Serie A. Il Parma sicuramente farà quegli innesti che gli permetterà magari di entrare in corsa e di fare il campionato che tutti si aspettavano del Parma. Il Genova farà altrettanto, quindi alla fine secondo me non è che inizia un nuovo campionato, più o meno sarà questo l'andazzo, ma con qualche punto in più per qualche squadra e qualche punto in meno, ecco. Ma ormai mi sembra tutto abbastanza diciamo delineato, più che altro di chi lotterà per andare in Serie A e di chi lotterà per non retrocedere. Posso dire a proposito del Bari, io in una trasmissione nazionale se ne parlava, no, cioè il Bari non può salire, perché se sale c'è un discorso che De Laurentiis non può tenere, altrimenti dovrebbe vendere, cioè. Non lo so, per come ci stiamo rafforzando noi, si stanno rafforzando le altre. Un discorso, ho sentito anche il discorso che Corini ha un contratto di 2 anni, perché a parte questo lo tengono anche il prossimo anno, però il prossimo anno là si va a vedere se Corini fa parte di questo progetto oppure se Corini non ha dato i risultati. Io penso che la Sanduccia di Sanno, certo, ci dobbiamo salvare. Fa è quello. E se raggiunge questo obiettivo, Corini fa 16 giocatori che hanno contato, altri 4-5 li stanno accattando. Sono il contratto di Corini è volevo dire, io adesso esco e rientro fra qualche minuto che mi avvio allo stadio. Va bene, Pietro. Ci vediamo fra qualche minuto. Va benissimo. No, volevo concludere dicendo il contratto di Corini. Stiamo dicendo, a parte lui, vediamo i risultati di quest'anno. Però se lui deve dimostrare che si è tracciato una strada dove il prossimo anno, con l'intervento della società, possiamo puntare alla Serie A. E questo come si vedrà? Si vedrà con il gioco, si vedrà con questi nuovi acquisti e quant'altro. Quindi c'è soltanto da aspettare. Se mantiene la categoria, ha raggiunto il suo obiettivo per quest'anno. Quindi la conferma è scontata. Roby, io avevo fatto questa domanda, visto che abbiamo perso l'altro collegamento, Enzo, avevo fatto questa domanda su quelli che sulla classifica. Sì, su quelli che erano gli equilibri di questo campionato alterati dopo, alterabili o meno dopo il mercato di gennaio. Sarà così secondo te in base ai movimenti che vedi in giro delle squadre avversarie del Palermo stesso? Vabbè, ma il Palermo io penso che anche lo stesso Brescia, il Cagliari probabilmente hanno la possibilità magari di non vincere direttamente, perché magari la distanza è tanta in questo momento, però per entrare almeno come è successo poi lo scorso anno, entrare ai playoff, cercare di sfruttare eventualmente il momento positivo, no? come conosciamo di 6 mesi fa, 7 mesi fa la storia, esatto. Come è andata a finire, quindi l'importante è avere la possibilità di non rimanere fuori dai playoff, perché quelli sono l'ultimo treno che ti può permettere poi di eventualmente, con un po' di bravura, un po' di fortuna, un po' di conoscenza di Corini, dei nuovi innesti che probabilmente, anzi sicuramente arriveranno, di giocarsi le proprie chance come si giocheranno le altre. Poi lì è un terno all'otto, ragazzi, cioè a parte le prime due che vincono, poi la terza che viene fuori dai playoff è un mix di bravura e fortuna, come abbiamo visto l'anno scorso. Posso certo. Capitano, faccio a te e anche alla redazione, a Enzo e a Roberto. Sì, cioè, guardando la classifica ad esempio, parliamo della Regina, quindi parliamo di Inzaghi. L'anno scorso la Regina, chi era l'allenatore e chi
e come si classificò? È per capire se l'allenatore è importante, perché se Inzaghi ha accettato di andare a Reggio Calabria, e noi sappiamo che Reggio Calabria non è che negli ultimi anni abbia fatto chissà che, e noi sappiamo che Inzaghi invece ha fatto degli ottimi campionati, e ci sarà stato un motivo, sì, che ha accettato, giusto? Avete capito a che cosa mi riferisco? L'allenatore conta, sì, voglio dire, ma Inzaghi credo che abbia accettato dopo il cambio di società col presidente, è arrivato un presidente nuovo, uno probabilmente affidabile, anzi sicuramente, che aveva già una discreta squadra, ha fatto degli ottimi acquisti. Inzaghi è un allenatore che in Serie B ha sempre fatto bene dove è stato, no? Vinto. Certo. Vinto. Ma infatti ha avuto lo stesso tempo di Codini per amalgamare la squadra. E qua si vede la mano dell'allenatore. Io sto parlando che mi pare una similitudine. C'è un nuovo allenatore a Palermo, così un nuovo allenatore a Reggio Calabria, la società è cambiata a Reggio Calabria, la società è cambiata anche a Palermo, però ci sono 37 da Reggina e 24 da Palermo. Diciamo, Tony, che non me ne voglio... 14esima, scusa Roby, rispondiamo alla domanda. 14esima con 46 punti, si è salvata... Ecco, si è salvata bene. Quindi, all'inizio quest'anno la Regina, senza che nulla togliere alla rosa del Palermo di inizio stagione, secondo me era un pochino più attrezzata, no? E ha fatto buoni risultati in casa, anzi buonissimi. Fuori ha perso qualche partita, però è una squadra che con Inzaghi, che è probabilmente questa categoria, non dico che la conosce a menadito, però è un allenatore che sa il fatto suo di questa categoria e alla fine è riuscito a far rendere i propri giocatori, ma secondo me il campionato non è ancora finito per le prime due posizioni, anzi. Secondo me sì. Il Genoa arriverà. Secondo me recupererà il Cagliari, sì. il Bari sarà nei playoff, però poi... E questa nulla, è la sempre di Serie A. Nulla da togliere al buon Grosso, perché Grosso in questo momento pare che la Serie A ce l'abbia in tasca, ma il campionato è ancora lungo, secondo me farà fatica ad arrivare tra le prime due posizioni, per carità, io glielo auguro, visto insomma che quando ci sono ex Rosanero che guidano formazioni e hanno anche discretamente bravura e fortuna. Io spero che Frosinone perda il campionato quando verrà qua a Palermo. Chissà come mai, Tony. Verrà tra poco, però, Tony. Verrà tra poco quando mancheranno tante partite. Verrà tra poco. Sì, ma la lotta sportiva deve farla il Frosinone a Palermo. Vai tranquillo. Poi magari... Allora, io vi... Vincere sì. Per un altro discorso, però la lotta sportiva la dovrà fare sicuramente. Allora io vi fermo un attimo sul Frosinone. Poi io me ne vado. No, me perché Tony, ancora saluto. È presto. Io c'ho gli occhi. Ma la storia c'è solo, quindi. 5 minuti, dai Tony. 5 minuti. Tony, ancora c'è tempo. Allora io vi interrompo perché volevo mandare i messaggi di Tony Cimino che ci saluta e ci dice... non preoccupatevi dal mercato di gennaio, Corini li farebbe giocare il prossimo anno, quindi questo è il discorso che facevamo prima con Tony. Io spero in una reazione positiva al taglio del gruppo che ci ha portato in Serie B. E poi Vito Discrede, che salutiamo con affetto, non ho capito una reazione positiva dopo che è stato tagliato il gruppo dello scorso anno, quello che ci ha portato perché, è colpa del gruppo dello stesso anno se noi non emergiamo per come dovremmo. Nello spogliatoio sicuramente qualche dinamica, magari, e io penso che si riferisca a questo, Tony Cimino, qualche dinamica è cambiata con la rottura, possiamo dire. Del gruppo dello scorso anno è chiaro che 26 giocatori erano un po' troppi, al di là di poi di questo sicuramente stati, di chi e sono poi stati Vito qui. testa
al grifo perugino del mercato non vi è certezza, ecco, e ci penseremo da lunedì, forza Palermo. Io avevo una domanda per Roberto Biffi a proposito di quest'uomo, questo ragazzo qui, cioè Tutino. Allora, Tutino in teoria dovrebbe poter giocare vicino a, a Brunori, no? Quindi in un certo senso, Roberto Biffi, ti aspetti che insomma questo ragazzo possa essere quello che, non dico che sostituirà Di Mariano, oppure che potrebbe rappresentare un po' la svolta lì davanti? Ma accanto, si chiama Totti e Totino, a Brunori. Totino, una via di mezzo, una via di mezzo, Tony, un'altra vocale. Una via, no, di mezzo, no, una via di mezzo, è Totino. Un saluto a tutti e tutti. No, anche da parte nostra. Secondo me, tornando seri, secondo me è un giocatore che farà molto bene, credo, in coppia, perché adesso poi ultimamente Corini gioca con le due punte, queste sono due punte tra Brunori e Totino che sono in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie, no? Mi dispiacerebbe per Di Mariano, perché è un giocatore che fino adesso, insomma, il suo bene o male l'ha sempre fatto, però questo è un Tutino, è un giocatore che da attaccante c'è nato e quindi ha tutte le carte in regola per poter essere utile alla formazione rosanero. È normale che Brunori, speriamo che continui a essere sempre il cecchino infallibile, come ha fatto lo scorso anno e come si sta dimostrando quest'anno di essere, però una spalla importante anche lui, credo che abbia voglia di averla accanto, no? Esattamente. Questo è un giocatore che può essere integrato con lui. Tra l'altro è diffidato, quindi è chiaro che un altro con quasi le sue caratteristiche là davanti è chiaro che ci volerebbe, sì, ci vorrebbe, sì, in questo caso. Certo. Assolutamente. Allora, novità dagli spalti di Perugia, dai, novità. Esattamente, ci possiamo spostare lì dove c'è Marco Placente, eccolo qui, benvenuto, bella giornata di sole. No, è stato facile, dai, dopo 4 ore di macchina finalmente arrivano le trasferte al nord con la macchina, dopo 4 ore eccoci qua, ultima giornata prevista con sole, una bella giornata, dai. Siamo contenti, soprattutto in compagnia di tantissime persone che pian piano stanno affluendo. Saremo circa facci vedere. No, ancora Marco, siamo al prefiltraggio. Tra l'altro, signori, vi dirò una curiosità, un aneddoto. Non entro in questo stadio, ho studiato a Perugia, non entro in questo stadio da un famoso famigerato Perugia Juventus, ancora sogno tutto bagnato, collina. Cioè, ero talmente, nessuno ha ricordato mai che tra il primo e il secondo tempo ci sono stati 45 minuti d'acqua, quindi esatto. Questo, all'epoca non avevo avuto la fortuna di vedere il Palermo in col Perugia, perché il Perugia giocava in Serie A con Nakata e compagnia bella, però insomma facci sentire almeno un amico, chiama qualcuno, un amico. Eccolo qua, almeno Angelo Restivo, direttamente da Milano, siamo venuti, vai, tipo a Bessini con la C-Max in 6 in una C-Max 7. Angelo, come siamo? Che sensazioni ci sono? Sai che non vediamo il Palermo giocare, quindi siamo un po' perduti, sperduti, anzi, per dirla come il giocatore. Sa parola perduti, oggi non li avete più nominato. Appunto. Allora, oggi vediamo di che si tratta, abbiamo fatto tutti una lunga, forse troppo lunga pausa, però dai, le sensazioni sono positive. Secondo me le 750 persone oggi qui, considerando che a Terni ce n'erano 340, secondo me queste 750 persone hanno anche delle belle sensazioni. Noi speriamo di non sbagliare, dai. Ma il pubblico di Perugia c'è, mi sembra, forse dico, mi sembravano pochini o no? Sky Solid, al momento sono pochi, però manca ancora 30 minuti, insomma, un po' di tempo ci vuole. Dopodiché ho visto la formazione, vabbè, Saric a centrocampo, Matteo che insomma è il nostro amore a destra, solito attacco, vediamo bene, noi
siamo convinti che anche dopo l'allenamento di Roma qualcosa si potrà fare. Valente sulla destra, siamo fiduciosi, è giusto essere fiduciosi. Marco, mi raccomando i soliti contributi per Notte Rosa di domani sera, quindi Marco, assolutamente, a bello cuore. Aspetta, dopo fare una domanda a Marco. Vai, prego. Marco, fammi una cortesia, siccome in giro ci dovrebbe essere lo stadio l'avvocato Pietro Madonia, siccome faccio sapere che colomico con tutto, vedi se sono bloccato alle porte, sono invece un tasso. Se si sta ma conoscendolo sarà in tribuna, perché lui è un signore a differenza nostra, no, che siamo acqua e terra. Ma quindi se passa finta comincia a fare l'avvocato ed è uno che capisce il colomico pure con se stesso, perciò figura. Esatto, bravissimo. Allora Toni, se lo vedo porto i tuoi omaggi, corretto? Grazie. Dico, tanti saluti da parte di Toni. Va bene ragazzi, esatto. Che vi posso dire? Ora ne mettiamo carte, Travaglio, Forza Palermo e niente. E speriamo bene, incrociamo. Ah, io mi consumavo, scusate, un piccolo dettaglio. Un nevaio mai, gente, ma domanda sa, allora metto una lapa e praticamente faccio comprato e conservato. La cosa più bella ho scoperto da poco, che praticamente c'è gente, c'era testa l'anno scorso qualcuno che diceva c'è Sergio Fiscia che è cosa lo farà russare. Cioè cose incredibili, ragazzi. Era le cose col tempo si sanno. Dai, Toni, la definizione mi metto catte tu travaglio è fantastica. È bellissimo. Volevo però noi non ci retribuisce nessuno. Noi i piccoli li investiamo perché sono soldi ben spesi. Io conservo due ricordi che sono stato due volte a Perugia allo stadio, una volta da protagonista perché abbiamo giocato la nazionale attori che facevano la piova, c'era Michele Placido, con la Mendola, io e tanti altri, contro la nazionale cantanti e la prima volta io giocai 3-4 volte contro i cantanti, l'altra volta a Catania, poi a Bari. Dicevamo 1-0, poi possiamo 4-1, però non c'è un grande ricordo perché era la volta che io giocavo contro la nazionale cantante, lo sapevo pienissimo, io ero uno dei protagonisti, una bella fotografia con Fosso Tozzi che poi giorno me la farò vedere. E poi qualche anno fa, assieme a Pietro e altri due amici, siamo andati a Perugia. Foschi mi ha detto la maglietta di Palermo firmata e abbiamo vinto 2-1, perciò sono molto molto positivo. Poi Foschi si prese il Palermo. Va bene. Mi preparo per dare i contributi a Notte Rosa, ok? Ok, ciao, Marco. Marco, sei dove c'è? Ciao. Quella è. È quella curva dove il Palermo vinse il famosissimo 2-1 lì in quella porta, sei lì davanti in quella curva, sì, no? Sì, il settore ospite è sempre quello, facci vedere quella porta lì quella meravigliosa, eccola qua, Roberto Biffi ne sa qualcosa, no? Ti passa per la mente. C'era Roberto, c'era. Sì, eravamo a fine partita, eravamo contentissimi, anche perché noi in 11 finimmo la partita 10 contro 11. Primo tempo avete finito 10. Noi andammo sotto dopo 10 minuti del secondo tempo, più o meno. E poi siccome eravamo in 11 e facevamo troppo casino, uno si sacrificò e dice ragazzi è troppo casino in 11, mi faccio buttare fuori e non ero io, uno ogni tanto lo so, Favo, e poi alla fine riuscimo a vincere, ma bello, veramente bello. Lo sai al di là dei gol di Pietro di Marco e di Pietro Serra. Al di là di quello, l'immagine che mi rimane in mente è buon cammino ad ogni gol che si metteva con i tifosi del Perugia a fargli una cosa pazzesca. Salutarli. È stata una partita testa a testa, perché poi avessimo perso, probabilmente si sarebbe riaperto il campionato. Invece, vincendo a Perugia, ci bastava un punto per vincere automaticamente il campionato. Poi loro vennero qui ad Acireale, dove c'è questa foto, e sono stato io ad accoglierli ad Acireale dopo quel 2-1, eccoli qua. Sono loro questi.
Vabbè, dai. Ragazzi, io vi saluto, vi saluto. Ciao, ci vediamo. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Dai, salutiamo, grazie, anche, Marco. Salutiamo anche Tony che doveva andare via. Tony, se devi andare, vai vado, a concentrarti. Vado. Sei pronto, sento, Tony. Aspetto. Quando è la notte rosa? Domani sera, dove? Domani sera, lunedì. Hai ragione, lunedì. Sì. Lunedì a che ora? Alle 20, lunedì alle 20. Va bene. Mi inchino e mi scappello a tutti voi. Anche a te. Ciao. Ciao, un anno ancora e forza Palermo. Ciao. Allora Roby, ti teniamo. Grazie, Tony. Ciao. Ti teniamo meno. Qua l'unico che doveva andare via, ero io. Sono l'unico che è rimasto praticamente. Praticamente sì. Aspettiamo Pietro, vediamo se riesce a collegarsi. Poi l'orario è quello, Roby. L'orario sarà quello in cui ha chiesto di andare via. Quindi ci vediamo nel frattempo un po' di contributi, così abbiamo tema di discussione. Sì, sentiamo Corini sul Perugia e poi rapidamente anche Castori e leggiamo la formazione del Perugia, Enzo, se sei d'accordo. Andiamo, sì. Sarà una partita molto fisica, perché il Perugia ti mette la partita sotto, dal punto di vista tattico, sotto questo punto di vista. È una squadra che cerca molto di giocare in verticale, di attaccarti la profondità, è molto brava quando vai a venirti a prendere i rimbalzi e di conseguenza abbiamo lavorato tanto sotto questo punto di vista. Dobbiamo essere bravi e compatti nell'andare a pressare insieme, di mantenere la squadra corta per essere bravi e attenti a leggere l'attacco alla profondità, per andare a vincere i rimbalzi che loro ti costringeranno con delle respinte andare a consolidare, e di conseguenza abbiamo lavorato dal punto di vista tecnico e tattico sugli aspetti dove loro sono molto bravi e dove noi dobbiamo andare a metterci grande attenzione per poi portare la partita dove in un campo dove noi pensiamo ci possiamo prendere dei vantaggi. Le dichiarazioni sono sempre quelle. Sentiamo Castori e poi formazione del Perugia e sentiamo poi Roby. Il Palermo è una squadra forte, è una squadra che ha ambizioni, è una squadra che ha nel suo organico il capocannoniere o il vice capocannoniere del girone Brunori, quindi sarà una squadra pericolosa soprattutto in velocità nelle ripartenze. Già all'andata noi soffrimmo questo tipo di situazione, dobbiamo essere bravi a saper bene leggere le situazioni in campo. E poi, come ho detto prima, è comunque una partita di questo campionato, come tutte è una partita molto difficile, molto equilibrata, perché la Serie B ci ha insegnato che partite dal risultato scontato non ce ne sono mai, quindi dovremo sudare le proverbiali sette camicie domani per venire a capo di una partita che vogliamo assolutamente vincere, perché noi ci vogliamo tirar fuori dai bassi fondi della classifica, però non sarà facile. E vediamo come lo vuole fare questo match, con quale uomini ha scelto. Allora, andiamo a vedere proprio la formazione del Perugia, eccola qui, Gori, Olivieri, Luperini, naturalmente i numeri, l'ordine è numerico soltanto in questa formazione che stiamo leggendo e non di schieramento, Dell'Orco, Bartolomei, Di Serio, Curado, Lisi, Casasola, Santoro e Sgarbi, ovviamente fra questi giocatori a disposizione di Castori c'è Luperini che insomma a noi accende una lampadina. Poi ho visto che c'è anche Santoro che sì, è cresciuto nel Palermo, assolutamente, anche se poi ne vorrei fare un altro nome, è palermitano, sì, scusami Enzo, ne vorrei fare un altro di nome ma non lo faccio visti i precedenti. Ma non lo voglio nemmeno fare, però se leggete la formazione c'è uno che è abituato a segnare spesso con il palè, ma no, lasciamo perdere, non lo dico perché poi va a finire con la vicenda tra i costi. Anche perché Pietro è stato Pietro poco fa a nominare appunto Trajkovski, lasciamo perdere. Appunto, Nestorovski lui ha nominato, Nestorovski, ecco. Allora, Roby, siamo a posto. Prima che tu vada via, così vediamo pure la risposta, cosa ha detto Corini. C'è stato un movimento voluto, quello da parte dell'allenatore del Palermo, di sfortire la rosa per avere dei riferimenti certi e una visione sul materiale umano un po' più, come dire, concentrata sull'obiettivo in attesa dei nuovi arrivi. Questo ha prodotto praticamente un'emergenza oggi, perché su quattro posti i difensori disponibili sono praticamente sono in sette,
ma oggi sono disponibili soltanto 5 dei difensori. Io quello che ti volevo dire, questa decisione appunto a lungo andare è una decisione che può avere i suoi frutti, nel senso che ci sta che un allenatore magari non ha il focus intero di quello che possono essere gli stati d'animo di ogni giocatore, al di là degli aspetti personali di ogni giocatore, è giusta questa decisione di avere una rosa più ristretta. Poi sentiamo Corinne. Ma no, secondo me il volere, se tu hai fiducia in un allenatore, penso che la società Palermo abbia dimostrato, no, anche nei momenti brutti di questa stagione, che Corini era sempre stato tenuto in considerazione come un uomo da non cambiare, e quindi è giusto che le volontà dell'allenatore vengano esaudite. È normale che magari a livello di scelte hai meno possibilità, però anche quelli che sono stati già ceduti, credo che non abbiano quasi mai messo piede in campo, quindi avere giocatori tanto per avere e come riserve eventuali di o infortuni o squalifiche, cose, non serve a niente. Insomma, è giusto che la società abbia preso questa strada. È normale che adesso arriverà qualcuno che almeno sostituirà in parte quelli che sono partiti. E poi questa è una partita spartiacque, nel senso che bisognerà aspettare, soffrire a livello numerico di giocatori come rosa per aspettare i nuovi arrivi, ma sotto questo aspetto non è un problema. L'unica cosa che io, come ho detto all'inizio, non vorrei che succedesse che ci fosse qualche giocatore distratto da queste voci di mercato. E se così fosse, è giusto puntare su quelli sicuri della certezza, cioè di sicuri della permanenza in squadra. Poi piano piano sicuramente si metterà a posto tutto l'organico e da lì ripartirà la squadra, come detto prima, sperando di arrivare nei playoff, e poi da lì vedremo cosa succederà. Eventualmente quelli distratti stanno in panchina, quindi lui saprà benissimo, sì, infatti, quelli che sono distratti. No, ma Corini mi sembra tutto tranne che uno sprovveduto, no, sotto questo aspetto, anche quando ha fatto dichiarazioni prima di Natale, dove diceva che lui ha ben chiaro in testa quelli che sono i giocatori che possono essere utili alla causa e quelli che non erano utili. Accardi stesso, no? Accardi l'anno scorso è stato un ragazzo che ha fatto il suo per portare il Palermo in Serie B, è un figlio di Palermo, però è stato sacrificato, quindi lui era sicuramente a conoscenza delle proprie idee e ha continuato su questa strada e ha fatto dei tagli importanti, no? Come appunto Accardi e tanti altri. Diciamo che Chiarini si è preso il Palermo vita natural durante. Bravissimo. E la società, io fossi allenatore sarei contento di avere una società che ti segue passo passo nelle tue idee, no? E fino a questo punto il non esonero di Corini a inizio stagione ci ha fatto capire che la società pende dalle labbra dell'allenatore, ma è giusto. Vuoi sapere dove è finito Pietro? No, ma soprattutto quello che ha detto Roberto Biffi, è stata la scelta giusta avere mantenuto Corini nonostante tutto. Lo chiediamo ovviamente all'avvocato Pietro Madonia, che ha portato avanti questa tesi, o meglio non era battaglia, questa tesi, questa battaglia. Bravissimo, ciao Pietro. Ciao ragazzi. Beh, su Corini è scalando l'Everest, stai scalando. Puoi metterti anche in orizzontale il telefono, sarebbe pure più bello. Ecco qui, eccolo qua, perfetto. Vediamo un po' così. Perfetto. Praticamente non ho sentito, ma presumo che parlavate di Corini. Secondo me. Dicevo Pietro, per avere tu lo spunto un po' della risposta, dicevo che alla fine la società ha fatto bene, perché vita natural durante, voi con lo sfoltimento della rosa, con i nuovi acquisti che indicati appunto il punto da lui, vita natural durante, Corini si è preso il Palermo, perché così i fatti dicono questo.
E i fatti dicono così, secondo me ancora non l'ha preso perché i risultati non sono all'altezza. Questa è una società che molto probabilmente ragiona a lunga scadenza. Io ritengo che in questo momento, anche in campagna acquisti, il fatto che ci sia Corini è un dissuasore per diversi giocatori che preferiscono altre realtà, altri profili. Io presumo che con questo allenatore magari si arrivi fino alla fine del campionato, tranne qualche disastro, ma non è detto che rimanga il prossimo anno. Salutiamo Roberto. Roberto, hai un impegno, quindi ti salutiamo, ci teniamo dietro a ci tengo a dire una cosa. Io penso che il Palermo ha sempre fatto bene, quindi oggi prevedo un risultato positivo. Se fosse vittoria sarebbe meglio, ma un risultato positivo. Come cabala, parlo a livello dai, di risultati. Lunedì ne parleremo. Vi abbraccio tutti, arrivederci e buona partita. Grazie Roberto, buona partita anche a te Roberto. Ciao Roberto. Ciao Robin. Ciao Robin. Allora, vai. No, vai tu, abbiamo Pietro, dai. Sì, no, abbiamo Pietro. Pietro, ti faccio vedere 16 secondi, io non so se li senti, poi ne parliamo. Sì, ti sento. Sì, lascio un grande ricordo, ma ho anche un grande ricordo di tutti, perché sono stati 3 anni bellissimi, abbiamo vinto 2 campionati, quindi, insomma, lascio un pezzo di cuore a Palermo, ma adesso sono qui a casa. Ha lasciato un pezzo di cuore a Palermo, Pietro. Un po' tutti quelli che comunque hanno portato il Palermo dalla Serie D alla Serie C, il fatto che vadano via è comunque sempre un momento di tristezza, un momento di rottura di un binomio, però il calzo è fatto di occasioni, di qualità, di opportunità, e quindi è anche giusto che la società faccia le proprie scelte. Diciamo che Floriano, anche per una questione di età, forse la Serie B per lui era troppo. Ritengo che la Serie C forse sia la sua dimensione, come tanti altri calciatori che sono andati via dal Palermo e guarda caso hanno trovato sistemazione quasi tutti in Serie C, quindi la dimostrazione che la squadra che ha vinto lo scorso anno andava rinnovata, come avevamo sempre auspicato. Detto questo, poi il rinnovamento c'è stato e la gestione del rinnovamento che secondo me non è stato all'altezza delle aspettative dei tifosi e della potenzialità della piazza. Pietro, prima di chiudere, fra un po' chiuderemo per passare a andare a vedere la gara. C'è stata una piccola, per così dire, polemica tra il presidente dell'Ascoli e Corino per quanto riguarda Saric. Sì. Lui ha stimolato un po' il giocatore a prendere la decisione di tornare ad Ascoli, perché a suo dire il Corini non l'ha sfruttato a dovere, si trova appunto si trova male, diciamo, a Palermo con Corini, non è ripartito. Quindi Corini ha voluto dare una risposta al presidente Puccinelli. Sentiamoci prima la cosa ha detto Corini e poi sentiamo. Corini, 24, casa sopra. Ora non voglio rispondere al presidente dell'Ascoli, rispondo del rapporto che io ho con Dario, che è un rapporto molto chiaro, molto diretto. Le cose che dico ai miei giocatori sono sempre per stimolare a migliorarsi. Dario, a prescindere da un'integrazione tecnico-tattica, ha avuto tutta una serie di problematiche fisiche in certi momenti che non gli hanno dato continuità. Anche la settimana di Roma è stata particolare per Dario, anche questa settimana abbiamo gestito l'allenamento, ma lo vedo molto motivato, mi è piaciuto tanto come è entrato nelle partite col Cagliari e di Brescia, lo vedo in continua crescita e penso che sarà un giocatore importante per il nostro proseguo del campionato. La risposta è che lo troviamo in campo oggi, Pietro. La risposta l'abbiamo vista e l'ha messo in campo. Diciamo che voi tutti sapete, io ho un'amicizia personale col patron Pulcinelli, non è il presidente ma il proprietario dell'Ascoli
e quando Massimo parla dice sempre la verità, quindi anzi è una persona molto trasparente. Però in questa vicenda dico, ha ragione Pulcinelli, perché Massimo quello che ha detto risponde a verità, ma anche la risposta di Corini è coerente, perché lui giustamente pensa di avere un ottimo rapporto con Saric. Mi auguro che lo rilanci nell'interesse del Palermo, e speriamo che oggi Saric metta tutti d'accordo. Pietro, Verre, Tutino e probabilmente Molina. Cambia il Palermo, cambierà il Palermo, vedremo già la partita col Bari un Palermo diverso. Beh, gli elementi sono di caratura importante. Tutino ha vinto anche qualche campionato, Molina anche. Verre magari negli ultimi anni non ha fatto grandissime cose, ma ritengo che dal punto di vista tecnico il Palermo con questi giocatori aumenta ancora il tasso. L'importante è sempre farli giocare e far sviluppare loro il calcio che sanno giocare, e quindi sfruttarli al massimo. Fino adesso purtroppo nel Palermo, l'abbiamo visto tutti, non è stato così. Speriamo che con questi, anche con questi nuovi arrivati o arrivi, Corini capisca che ha a che fare con una squadra tecnicamente importante e cerchi di trarre il massimo da parte dei ragazzi. Pietro, ci sono due nottate, ti preoccupa la cosa? Ci sono due nottate. Assolutamente sì, che ho capito che che praticamente dorme di notte nel calciomercato, non si deve mai dormire, si dorme dal primo febbraio in poi. Ditelo a Rinaldo, stia sveglio, perché sennò gli soffrono tutti i calciatori. Buona partita, Pietro. Buona ciao partita. Ragazzi, forza Palermo sempre. Allora, vinciamo oggi noi 1-0. Vai. A lunedì. Buon divertimento, Pietro. Ciao a voi. Ciao. E allora, buon divertimento, diciamo a Pietro. Ovviamente lo speriamo che Pietro si diverta, perché altrimenti poi verrà, insomma, lo sappiamo, il Pietro vulcanico della Notte Rosa, lo conosciamo un po' tutti. Speriamo non sia così, speriamo non sarà così. Andiamo a rivedere la formazione del Palermo prima di salutarci. Mancano 6 minuti all'inizio del match, la vedete qui, l'ordine è sempre quello numerico, ma a sei noi contento, piace, sei contento di questa formazione, tu sei contento, a noi piace questo, ma insomma voglio dire, Saric è un giocatore che se appunto in grana. Però a proposito di Saric, Roberto, io ricordo alcuni mesi fa aveva rilasciato anche delle interviste, lo stesso Saric aveva ammesso di non avere dato il massimo ancora per il Palermo ed era proprio dispiaciuto per questo, quindi questo ci fa pensare che il rapporto con Corini comunque sia stato sempre sincero, corretto, e quindi tutto mi lascia pensare che Corini abbia detto assolutamente la verità, quindi altro che passaggio di nuovo all'Ascoli. Tra l'altro, ho letto in termini assurdi, cioè in prestito dopo che il Palermo l'ho acquistato per quasi 2 milioni, insomma, cose assurde. A gennaio si dicono tante cose, magari si vanno a scalfire quelle che possono essere delle cose un po' conclamate, un po' radicate, si vanno a cercare di stimolare per vedere, ah sì, ma c'è il presidente che mi vuole un'altra volta, però sono soltanto movimenti tipici di un mercato che riserva sempre tante, ma tante sorprese. Vedi la vicenda Azzi, che oggi addirittura poteva essere in campo col Palermo, invece sarà in campo col Cagliari. Andiamo a vedere la gara. Vedremo, staremo a vedere. Questa è la formazione, ve la riproponiamo. Formazione che scende in campo fra 4 minuti contro il Perugia. Pigliacelli, poi Marconi, Nedelcearu, Mateiu in difesa. Lì a centrocampo Segre, Gomes e Saric. Sulle fasce troveremo Sala e Valente da una parte e dall'altra. E poi al solito Di Mariano alle spalle del capocannoniere, o quasi, perché si tolgono un gol, mi sembra, no? Sì. Del campionato. L'appuntamento con Sport 16 è a lunedì alle 20 con Notte Rosa, l'infocata sempre Notte Rosa, quindi forza Palermo per quanto riguarda da qui a pochissimi minuti. Ciao Enzo e grazie sempre a tutti gli amici a casa. Ciao, buon Perugia Palermo.